Ciao ragazzi, un saluto dal nostro Grinone, bentornati sul canale, come sempre iscrivervi, se non siete iscritti lasciate un mi piace al video. Ritorniamo a parlare di mondo pallonaro, dopo che lunedì ho fatto uscire in combutta con Sequel e tanti altri youtubers la probabile classifica della Serie A. Se non l'avete visto vi consiglio di andare a vederlo, trovate poi sicuramente la playlist nelle schede. Bene, torniamo a parlare di Inter un po', signori, perché oggi è il giorno di Romelu Lukaku. E potrei star qua a fare il gasato e dirvi finalmente compriamo un top player, finalmente compriamo uno forte, finalmente raccontarvi, scusatemi, mi è partito il dialetto un attimo, un sacco di cose, ma guardiamo i numeri. Allora, Lukaku la passata stagione non è che abbia fatto chissà che robe trascendentali. Scusate, ma trascendentale lo devo dire una volta al video almeno. Perché 32 partite in Premier con 12 gol e un assist, messo anche un po' in disparte da Solskjaer, il Manchester comunque ha avuto una stagione un po' travagliata, è comunque però un giocatore che in Premier League in 252 partite l'ha comunque buttata dentro 113 volte. Con anche la bellezza di 42 assist. Segna di destro, segna di sinistro che è il suo piede naturale, segna di testa, fa un po' di tutto, fisicamente prorompente. È un tipo di giocatore, diciamo che nel nostro campionato probabilmente non si è mai visto, perché se volessi andare a paragonarlo dal punto di vista fisico a qualcuno mi ricorda un po' l'Adriano, anche se comunque qualcosa di diverso fra i due c'è. Ma perché sono contento che sia arrivato all'Inter, signori miei? Non tanto per le sue caratteristiche fisiche, tecniche, numeri, eccetera, ma perché questo è il nome che il buon Antonio Conte ha fatto quando è arrivato. Ha detto: io voglio Lukaku. Lo voleva al Chelsea, poi lui andò allo United e loro presero Morata. È arrivato a Milano, ha detto: io voglio questo giocatore. La trattativa è durata mesi. Siamo partiti dall'offerta iniziale di 65 milioni più 10 di bonus e abbiamo chiuso all'offerta iniziale di 65 milioni più 10 di bonus, fra l'altro con la percentuale del 5% sulla futura rivendita che andrà al Manchester e pagamento del cartellino comunque rateizzato in 5 anni, cosa che non mi sembra affatto male, sinceramente, perché per qualcuno noi siamo pezzenti perché paghiamo tutti a rate e poi quando qualcuno compra un difensore olandese lo paga in 5 anni a un colpaccio. Mettiamoci d'accordo, secondo me anche questo è un colpaccio. Nonostante presunte manovre di disturbo o interessi reali da parte di altre squadre che non sto a nominare, il giocatore che Conte voleva arriva all'Inter. E quindi quello che io penso, signori, è: visto anche come si stanno allenando i giocatori dell'Inter, una bestia come Lukaku, così fortemente voluto dall'allenatore, può diventare qualcosa di esplosivo. Cioè, la mia fiducia, la mia speranza è questa, non tanto solamente sul valore del giocatore in sé, ma sul connubio tra giocatore e allenatore. Il mercato dell'Inter, signori, possiamo dirlo tranquillamente che quest'anno è stato ricco, perché sono arrivati ora Lukaku, Barella, Sensi che sta facendo benissimo sicuramente sopra le aspettative del tifoso medio, è arrivato Godin, è arrivato Lazaro, dovrà andare via si presume Perisic, vedremo se e cosa arriverà sulla fascia sinistra. A mio modo di vedere un centrale mancino di piede in difesa ci servirebbe comunque, non perché non mi dispiace Bastoni, ma per essere più sicuri. Vediamo davanti se arriverà anche Dzeko, che a questo punto mi va benissimo che arrivi, perché tanto comunque va a rinforzare ulteriormente un reparto importante con Lukaku e Lautaro. Non possiamo lamentarci, non possiamo sicuramente lamentarci, ragazzi. I soldi li hanno cacciati, c'è ancora da risolvere la spinosa questione Icardi, ma sinceramente, ora che è arrivato Lukaku, prima c'era il timore che Icardi bloccasse il mercato dell'Inter, abbiamo capito tranquillamente che così non è. Quindi massima fiducia allo staff tecnico, massima fiducia alla dirigenza. Noi facciamo il nostro, che è quello di tifare, che mi pare lo stiamo facendo molto bene negli ultimi anni. Continuiamo così, signori, speriamo bene. Direi che dopo questo tassello ulteriore che va ad aggiungersi alla rosa, diventiamo ancora più competitivi, certamente. Quelli che mi diranno: ma tanto è un pachiderma inamovibile, semovente, un paracarro, ragazzi, vi ripeto, io una bestia così
allenata da Conte e da quello che sta facendo vedere il preparatore atletico Pintus, mi aspetto di vederlo in grande forma, in grande forma. Ragazzi, come sempre, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Oggi usciranno anche le informazioni su Volta per chi è interessato a FIFA. E come sempre, qualità. Ciao belli.